si era creato un connubio di anime diverse che vivevano in un'anima sola, perché o non olente doveva vivere con un'anima sola. La gente, quando vedeva i bambini passare di casa nostra per la strada, erano gli orfani. Quello era un gruppo anche spirituale che girava, con anime diverse che tutti insieme stavano insieme. Perché a casa nostra bisogna averla vissuta per capirla, cioè io posso capire che l'ha vista dall'esterno, quando uno vede, non so, io ho cantato tanti anni al coro di Smanzo, vedo il coro, bravi, ma non sanno i sacrifici di prove, qua che c'è sotto. L'assistente era considerato il guardiano che gli teneva dietro come fossero delle pecore. Nessuno ha mai capito che, no, sinceramente, nel senso buono, nel senso che ci tiene dietro non succede niente, no? Ma non sa che l'assistente li lavava, li pettinava, li lucidava le scarpe, li insegnava a fare i compiti. Cioè, quelle cose lì è il lavoro silenzioso delle comunità. E quando io andavo, che non Zanni mi mandava gli ultimi anni a certi congressi di gente che aveva mai messo piede dentro un'istituzione, che ormai ha studiato, dottorato, così, quelli lì non capivano niente dell'istituto. Purtroppo, sono cattivo a dirlo, non dovrei dirlo, perché è gente, quelli di fare l'istituto non ne capiva niente.